sensazione di giocare una partita contro una grande squadra reduce da una grande prestazione e soprattutto andiamo a Milano pensando con soddisfazione e con fiducia alle cose che abbiamo fatto fino a questo momento in stagione. Un primo posto in classifica alla 14ª giornata del girone di andata, un risultato forse inaspettato. Sicuramente inaspettato, ma al di là del commento sull'inaspettato, penso che questo risultato dà a tutti una memoria positiva e sicuramente anche da un punto di vista di fiducia individuale e di fiducia nelle cose che si fanno di squadra, qualche cosa da portare avanti nella seconda parte della stagione. In settimana la grande affermazione di Milano sull'Olympiakos che ha dato entusiasmo non solo alla squadra ma anche all'ambiente. Che tipo di partita sarà domani contro questa squadra in un grande momento di forma? Ma penso che non va dimenticato che si affrontano Milano e Siena, si affrontano due squadre costruite per due obiettivi diversi da raggiungere in stagione. In più, quando trovi una grande squadra che forse per la prima volta durante la stagione ha trovato continuità, qualità di gioco per 40 minuti, sai che sarà difficile, però sai anche che non hai nulla da perdere. Sono sempre test importanti per valutare quella che è la crescita di una squadra, questo rappresenta il più probante quantomeno nell'ottica del campionato italiano. In Italia e anche forse in Europa è il test più difficile che la nostra squadra può avere e quindi credo che, come ho detto prima, il nulla da perdere e soprattutto il piacere che quando fai qualche cosa sul campo della squadra che è più forte di te vuole vincere tutto, sicuramente hai fatto qualcosa di molto positivo. Inutile elencare i nomi del roster di Milano, le conosciamo tutti, quali sono però le possibili chiavi per disinnescare il loro potenziale? Ma credo che penso che il primo obiettivo sia attaccare con equilibrio e con idee la loro difesa. La loro difesa forse è l'attaccante più forte che hanno.